Ciao! In questo tutorial, in questa prima parte di tutorial, vedremo come realizzare la testa di un pupazzo di neve. Per prima cosa devi procurarti un ago grosso e un ago fine. Con l'ago grosso realizza una pallina di lana di circa 5 cm di diametro e con l'ago fine invece andremo a lavorare tutti i particolari e i dettagli. Con la lana arancione realizza un cono che sarà praticamente la carotina, che andrai ad attaccare sulla testolina del tuo pupazzo di neve. Mi raccomando, lavorala prima sulla base di gomma piuma, dopodiché, una volta attaccata la base alla pallina, continua a lavorarla fino ad ottenere la dimensione e la forma che desideri. Passa ora ad attaccare un pezzettino di labbra superiore. Mi raccomando, non schiacciarlo agugliando direttamente sopra, ma aguglia tutto lateralmente e fallo con l'ago fine. Passa a questo punto ad inserire le guanciotte. Prendi della lana bianca e realizza due cipollotti, che andrai poi dopo a lavorare con l'ago fine tutto intorno. In questo modo eviterai di schiacciarli. Con l'ago fine continua a lavorare fino a quando non avrai ottenuto l'espressione che desideri. Metti in evidenza la linea che separa le labbra superiori da quelle inferiori e fra queste due aggiungici un ciuffetto di lana nera che darà profondità. Ora realizza gli occhi. Realizza due piccole sferette blu e che siano della stessa dimensione e valle ad inserire ai lati della carotina. Fai la stessa cosa con la lana nera, che dovrà essere ovviamente una quantità più piccola, e aggiungi infine due punti luce bianchi all'interno dell'occhio. Se vuoi, contorna l'occhio con un filo di lana nero. Con della lana rossa vai a realizzare la lingua. Metti la lana sul tappetino, piega prima un lembo, poi pieghi l'altro lembo, ripiega la punta e avrai ottenuto un triangolino che andrai ad inserire direttamente nella fessura tra le due labbra. Infine, realizza le due palpebre degli occhi con due pezzettini di lana cardata.